Mi piace perché si schianta. E non si lamenta però. Ah, c'è una petroliera. Là. L'impressione che bisogna andare anche là. Andiamo a vedere un attimo. C'è un collezionabile. Ah, la resistenza è cara quando c'è il sole. Beh, c'ha ragione. Chiunque. Boh, c'è un altro qua. Non so, io vengo qua, ma loro ci fanno andare, quindi a questo punto mi sa che in realtà bisogna andare prima di là. Vediamo se riusciamo ad andare un po' più veloce. Niente, ah, non c'era proprio niente, io non ho guardato, ma non saprei, sembra che non ci sia niente, c'è un simbolo sopra. Andiamo qua. Hmm.
Aia. Stavolta siamo un po'... Ok. Sembra che lì ci sia un simbolo, però anche questa qua sembra una cosa chiusa. Probabilmente bisogna scendere da lì, quindi adesso andiamo su un attimo. Tra l'altro nel frattempo è uscita la patch 1.04 che sistema alcune cose, anche appunto sembra, anche appunto alcune che, di cui mi lamentavo, cioè delle animazioni eccetera, vedremo, per ora non stava andando abbastanza bene. Poi stavolta me l'ha fatto mettere in pieno schermo e gira un po' meglio, però mi sembrava che anche nel fase di testing aveva fatto la stessa cosa, quindi non vorrei che poi la prossima volta che lo faccio ripartire invece... riparta con questo problema. Comunque, davvero andarsene è la soluzione. Abbandonare la torre non serve a niente. Eh sì, appena ce ne andiamo la città sparisce, contaci. Bah, lasciare vuoti i campi dei nostri genitori per affollarci intorno a una pozza d'acqua, proprio nel mezzo della grande pianura. E poi... quando anche quell'oasi si seccherà, dove ce ne andremo? Non credo sia questo il modo di risolvere il problema. Ci sono altre opzioni, secondo me. Cosa dicono delle cisterne? Sono scolpite nel muro ovunque si guardi. Gab le ha anche viste raffigurate in dei vecchi dipinti. Quindi sicuro se ne parla molto, questo è certo. Dilla tutta, molti sostengono che siano state le cisterne a rubarci l'acqua. Bisogna scoprire se è vero, no? Dovremmo andare... su quelle nuvole per scoprirlo. Potrebbe esserci una soluzione lassù, o forse no, ma di sicuro non ce n'è una là in basso nella pianura. Dico solo questo. Ma sei serio, Arlo? Giganti tra le nuvole, ma dai, quelle sono solo favolette. Il buon senso ci dice di seguire la corrente, e la corrente sta andando verso il basso. Ci hanno segnato una sorgente. Sì, è in mezzo alla pianura, ma è la nostra ultima speranza, il nostro futuro. Mi auguro che anche voi lo capiate prima o poi. Dopo lo giusante. Ce l'abbiamo fatta, sono completamente esausta, ma siamo arrivati in tempo per unirci alla spedizione. Non eravamo in molti, a malapena una manciata di persone. Guarda come è smunta, trema tutta, sembra una macchina da cucire. Mi sentivo così lontana da casa. Però alla fine avevano un tono più incoraggiante che beffardo. I miei sforzi venivano riconosciuti e apprezzati. Avevo il fiato corto e non riuscivo a rispondere, ma provavo una nuova emozione, orgoglio. Ero orgogliosa di essere arrivata fin lì. Ancora a terra per lo sforzo mi sono messo a osservare gli altri. Si erano lasciati tutto alle spalle per essere lì. Nei loro occhi ardeva un fuoco, il desiderio di cambiare le cose, e io facevo parte di quel cambiamento. Il solo pensiero mi ha riempito di nuova energia. Arlo e Becca ci hanno accolto a braccia aperte nella loro fattoria bruciata dal sole. Erano emozionati e l'atmosfera era solenne. Sono gli ultimi agricoltori rimasti a queste parti, nonché gli organizzatori della spedizione. Hanno trascorso tutta la vita a cercare di combattere la città, senza riuscirci. Sulle scogliere non cresce più nulla, per dirla con le loro parole buffe, in questi campi non cresce più neanche una misera piantina. Spero di riprodurre decentemente il dialetto di Altopiano. Poi Becca ci ha raccontato il loro progetto un po' folle, partire alla volta delle nuvole per trovare l'acqua nel cielo. Alle sue parole il gruppo ha iniziato a mormorare, si è parlato della fattibilità del piano, del modo migliore per realizzarlo, dei percorsi da seguire e dei tratti da evitare. Allo e Becca vogliono trovare le cisterne, come vengono chiamate più in basso, enormi creature fatte di acqua che pare vivano tra le nuvole. Le cisterne esistono solo nella storia della buonanotte per bambini. Sembra che ce ne abbiamo una con noi. È quello che ho sempre pensato prima di imbarcarmi in questa avventura, però sono l'ultima speranza di Arlo e Becca, e anch'io comincio a credere che
ci siano veramente. Forse abbiamo la possibilità di salvare la torre. Sta a noi coglierla. Qui non mi pare che si possa salire. Ok. Ops. Pare che possiamo anche andare su così. Lì c'è l'ombra, allora rimane subito il... Stai fermo. Niente, non riesco. Vediamo così. Adesso. Arriviamo ancora. Niente, qui è bloccato. Ok, qua c'è un altro di questi. Sembra che vogliono farci provare la cosa meditativa, che potrebbe essere una scalata, no? Mi fa venire in mente quello che io chiamavo mototerapia. La mototerapia per me era... Adesso un attimo che... Diciamo che quando avevo l'età delle superiori così, io vabbè, non ero propriamente un bambino felice. E allora qui come facciamo? Le molle basta. E per me la mototerapia che cos'era? Era semplicemente il fatto di girare in moto. E girare in moto richiede comunque una certa concentrazione, no? Anche perché se non vuoi finire male, se non vuoi finire a terra. E questa attività, diciamo così, che per me era piacevole, aveva un effetto terapeutico, nel senso che era una distrazione alla fine, no? Questa concentrazione necessaria era un po' di per sé una forma di terapia. Ma in realtà qualsiasi cosa, potrebbe essere anche il giardinaggio, potrebbe essere tante cose.
Dobbiamo andare giù qua. Cioè l'importante appunto è fare un'attività che richieda comunque una certa concentrazione. Chiaro che se, tra virgolette, c'è in gioco la vita, come appunto girare in moto oppure fare una scalata, è chiaro che la concentrazione comunque è più intensa. Però è un tipo di concentrazione che lascia spazio anche a qualcos'altro. Ok, non è che stai, non sto facendo, non so, operazioni matematiche, qualcosa che richiede molto del diciamo così, della tua intelligenza, molto della tua concentrazione. Sono attività invece queste altre che lasciano spazio a qualche pensiero ogni tanto. Ok, in quel senso lì è... può ricordare vagamente la meditazione, può e poi appunto è una cosa che, come dire, ti toglie dai tuoi problemi. Quindi non c'era nulla qua sotto, strano. Però ti toglie un attimo il pensiero dei tuoi problemi. In un modo appunto piacevole. Anzi, l'affinità con la concentrazione sta nel senso dell'essere concentrati sul momento, no? Cioè di abbandonare un po' il cosiddetto io e invece appunto tornare al presente. Io e soprattutto al presente, invece appunto che nella testa, nella propria testa, magari appunto pensando a dei problemi, no? E appunto, come dicevo, chiaramente in una scalata, visto che c'è in gioco la tua vita, comunque devi concentrarti, e idem andando in moto. Carino qua. Però c'è appunto comunque un momento in cui puoi lo stesso pensare ad altro, ovviamente non a cose negative. Anzi, molto probabile che non penseresti a cose negative. Questo rumore, che cos'è? Sembra che si possa... Aspetta qua. Il problema è che qua l'aggancio, no, ma non c'è nemmeno lì. Forse di là. Ok. Vieni qua. Infatti non a caso è comunque un'attività amata da molti. Perché non ti agganci lì? Sono questi qua i famosi ciottoli? Ops. Questo qui perché non va? Mm.
che non puliamo così. Ok. Ci sono così tante persone che scendono dalle alture. Mi sento un pesce che nuota controcorrente, come quelli delle storie. Prima della giusanza, le nostre vite seguivano le maree. Ricordo i racconti dei vecchi lupi di mare di scrivere sulla carta onde enormi, capaci di sballottare tutto e tutti da una parte all'altra. Perché sulla carta? Perché neppure loro avevano mai visto l'oceano. Ripetevano semplicemente quanto narrato dagli antichi. Eppure doveva esserci un fondo di verità in quelle storie, no? L'oceano nutriva le scogliere e in cambio le scogliere nutrivano l'intera torre. In ogni caso, i abitanti di bassa marea ne avevano avuto abbastanza, tanto da decidere di partire alla ricerca dell'oceano. Io ho vacillato. Dovremmo cercare di gettare l'ancora nell'acqua perduta? Diciamo di sì, e senza seguire la corrente. Grazie a Darlo e Becca, ora ho la risposta. Bisogna tornare direttamente alla sorgente. Abbiamo condiviso un posticino all'ombra con un uomo di nome Zoe. Stava scendendo verso la pianura e ha cercato di convincerci ad andare con lui. Perché restare? Non capiva perché ci ostinassimo tanto. Non otterrete più nulla da questi campi. Il terreno non ha più niente da offrire. Ha afferrato un pugno di polvere e ce lo ha mostrato. Zoe ha ripreso il cammino mentre noi prolungavamo la nostra pausa, ancora qualche istante lontani dai cucenti raggi del sole. Mi rifiuto di crederci. Da quando siamo partiti mi sembra di aver riscoperto la torre, come se non l'avessi mai veramente guardata o ascoltata prima. La mia prospettiva cambia man mano che saliamo. Sono sicura che siamo sulla strada giusta. Questa è sempre bianca. Qua è bello come colore, molto molto accesi. Mi sembra che siano due strade alternative. Niente, eh? La persona che ha lasciato un dolcetto al caramel in mensa. L'ho mangiato io, mi spiace. Beh, mica tanto, era buono. Tanto ormai non c'è più nessuno qui. Beh, c'è un altro di quei cosi lì. Non è da questa parte. Gazzetta di Brella numero 21. Editoriale. Pelliccia marrone o nera, grandi orecchie, incline tanto al nervosismo quanto alla pigrizia. Il cioco è estremamente comune. Troppo banale e insignificante per un numero speciale. Giusto? Sbagliato. In questo numero della Gazzetta faremo del nostro meglio per rendere straordinario l'ordinario, a partire dal più discreto di esseri viventi, il cioco. Questi mammiferi sono utili a noi bipedi da due punti di vista fondamentali. Depongono le uova e rivestono i loro nidi di pelliccia, quindi ci garantiscono pasti deliziosi e soffici gomitoli di lana. Non il contrario. Allevarli, però, non è un compito semplice. I cioco sono veri maestri della fuga. Grazie al nostro operato, o meglio all'inattività, hanno iniziato a nidificare in tutta la torre, anche se sono originari della regione di Altopiano. Curiosità, i cioco collaborano per covare le uova scintillanti e vegliare sui piccoli. Alcuni sostengono che fare a turni serva a migliorare la qualità dei pisolini. Ma se guardate più da vicino il contenuto dei loro nidi, potreste avere una sorpresa. I cioco amano sedersi su tutto ciò che brilla. Continuate a leggere per scoprire altre curiosità sui cioco e sulle loro abitudini.
Sada, ci sono novità? Hai qualche lavoretto? Gli ordini si stanno esaurendo, gli affari nel settore corde e affini sono troppo scarsi per i miei gusti. Inizio a annoiarmi. Ho ripassato tutti i miei nodi e sbrigato la contabilità che ho rimandato per cicli. Ulf ha anche spolverato i macchinari, ma ormai ci rigiriamo i pollici, non riusciamo a stare con le mani in mano. Mi fa piacere sapere che c'è ancora qualcuno sulla torre. Sada ha seguito la corrente proprio come tutti gli altri. Non capisco cosa si aspetti di trovare nel deserto. Non è che laggiù il sole si muova di più rispetto a qui. Non c'è bisogno di nuove corde, ma potete passare quando volete. Vedrai che ti abituerai presto a non fare nulla. Del resto ci si addice. Abbiamo più tempo per noi, Cass. Qui non c'è nulla. Uh.